Io mi aspettavo qualcosa di più, perché contro un sacco avete fatto un'ottima partita. Oggi specialmente dietro vi ho visto molto, ma già subito all'inizio, cioè è una cosa che non capiamo. Ma ce la può spiegare lei pazienza? Io mi aspettavo qualcosa di più dal Savona. Ah! Io mi aspettavo molto di più dal Savona. Io ho contato 5 palle al gol al primo tempo e 2 al secondo tempo. Due volte sono entrati in aria e hanno fatto 2 gol. Quindi io sono contento della prestazione, perché abbiamo giocato con 7 under. Quindi di questo i ragazzi non potevano fare. Stiamo migliorando, stanno arrivando altri giocatori e ce la giocheremo fino alla fine. Però devo dire che a me il Savona mi ha deluso. Mi aspettavo qualcosa di più sotto tutti i punti di vista, atleticamente e anche tatticamente mi ha deluso. Mi aspettavo qualcosa in più. Senta, Di Lauro dietro, poi il portiere che ha firmato l'altro giorno, quindi dalla Provercelli, è una squadra che ha bisogno comunque ancora di innesti. Secondo lei quanti ne potranno arrivare per provare a portarsi almeno, a togliersi dalle ultime 2 posizioni e a centrare almeno terz'ultimo posto per gli spareggi? La società cosa le ha detto? Noi ci stiamo muovendo, abbiamo preso un altro centrocampista al Cosenza che oggi non ha potuto, non ha potuto giocare perché non è arrivato il benestare da parte del Cosenza, che domani arriverà. Stanno arrivando altri 2 centrocampisti, un altro attaccante, quindi la società si sta muovendo perché ci crede. Quindi arriveranno altri 3 o 4 giocatori? Sì, ci crede in questa salvezza, nel senso che ci giochiamo i play-out fino alla fine, poi dopo quello che arriverà. Però io nelle ultime 2 partite abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto alle ultime 4 partite, quindi è normale che le partite che abbiamo perso con Real Porcetta, con Sesti Levante, con la Rignanese, avevamo una squadra deficitaria in tutti i reparti, quindi la squadra adesso la società sta rimediando, sta cercando i rinforzi giusti per cercare di arrivare ai play-off. Sotto l'aspetto difensivo, come le dicevo prima, lei può darci un giudizio sulla prestazione, perché io ho visto un po' tanti sbandamenti. Non ricordo da parte mia, cioè non ricordo un'azione pericolosa nel primo tempo. Abbiamo preso un gol al 32esimo nel primo tempo. Dopo 40 secondi abbiamo preso un gol che mi dicevano magari in fuorigioco, quindi poi è normale che ci siamo sbilanciati, ci siamo messi a 3 e mezzo al campo. E contro attaccanti è normale ci siamo sbilanciati, però non ricordo una parata del portiere, sia al primo tempo che al secondo tempo. Rispetto a quella colpa un sacco, che Argentina, se si dobbiamo confrontare le prime 2 partite dell'anno, ci sono delle differenze, dove, come, indipendentemente dal risultato che è uguale, no? 2-0-2-0. Sì, anche colpa un sacco a noi ci ha penalizzato l'arbitro, perché non ci ha dato 2 rigori, abbiamo preso un incrocio dei pali, 2 salvataggi sulla linea, è un periodo che ci va tutto storto. Anche oggi abbiamo preso un gol alla fine del primo tempo, perché abbiamo preso il gol al 32esimo. Abbiamo sbagliato l'1-1, un'azione clamorosa, a tu per tu col portiere. E quindi fai l'1-1 e cambia la partita. Dopo 40 secondi abbiamo preso il secondo gol. Io non l'ho visto, mi hanno detto in fuorigioco, quindi non male che ti taglia le gambe. La differenza è quella.